Ben ritrovati e buon inizio di 2018 sulla voce di Novara. L'inizio dell'anno, il mese di gennaio, è sempre un momento di propositi, di ipotesi di lavoro per le nostre vite, per l'impostazione della nostra realtà, nei mesi che verranno. A proposito di buoni propositi, perdonatemi il bisticcio di parole, ci sono dei dati che sono usciti negli ultimi giorni del 2017 che mi inducono a pensare che un buon proposito da fare nel 2018 sia quello che suggeriamo a tutti, dai più giovani fino alle persone più anziane, che è quello di provare a moltiplicare per due il numero di libri che ogni anno ciascuno di noi legge, anzi in qualche caso diciamo di aggiungere uno al numero di libri che ciascuno di noi legge. I dati che sono usciti alla fine del 2017 infatti ci parlano ancora di un mondo che si sta sempre più restringendo, quello della lettura, quello della diffusione del libro. Chi ha letto almeno un libro nel corso del 2017 è quest'anno, è risultato essere da uno studio dell'Istat, il 40,5% della popolazione, cioè neanche metà degli italiani, erano il 42% soltanto un anno fa. I dati poi sono articolati, va un po' meglio al nord, un po' meno bene al sud, leggono un po' di più, e questo è un dato positivo, i giovani, leggono un po' di più anche le donne. Si delinea però un quadro triste, perché questo vuol dire che da una parte un'industria della cultura come quella dell'editoria soffre e quindi anche lì poi ci sono dati che andrebbero letti sulla riduzione del numero di titoli pubblicati, sulla riduzione soprattutto degli editori, del numero di industrie che si dedicano a questa attività. Quindi da una parte c'è un'industria che soffre, dall'altra parte c'è una cultura che si spegne, una vivacità culturale che ovviamente risente del fatto che non viene alimentata attraverso nuovi elementi, nuova conoscenza, nuova cultura. E allora facciamolo questo proposito nel 2018, proviamo a leggere, se non abbiamo mai letto un libro all'anno, proviamo a leggerne uno, se ne abbiamo letto uno, proviamo a leggerne due, basta un piccolo sforzo. E anche in questo caso una grande riforma, una riforma del sapere, una riforma della cultura passa attraverso le nostre mani. A risentirci a domani sulla voce di Novara.